Gentili signore e signori, un cordiale saluto, buonasera, benvenuti all'odierna puntata di ciclismo in Toscana eh, che è dedicata a avvenimenti che si sono svolti e che si svolgeranno in questo fine settimana. Per far tutto questo abbiamo invitato nei nostri studi Rossano Signorini che è presidente di Toscana Gare SRL ovvero la società che è stata eh, fondata per eh, curare, per seguire. Organizzare il grande evento del Giro della Toscana Memoria Alfredo Martini che tra l'altro è stato presentato nel corso di una conferenza stampa proprio in settimana e che si svolgerà a settembre e naturalmente parleremo di questo. L'abbiamo invitato anche perché fa parte del comitato organizzatore che domani, sabato, organizzerà la prima edizione da Acciaiolo a Pontedera del Gran Premio Città di Pontedera, primo trofeo Formaggi della Casa Busti e poi naturalmente con Rossano Signorini parleremo anche di ciclismo eh, che, che riguarda gli enti di promozione perché eh, Signorini è il presidente regionale della Lega Ciclismo Wisp accanto a lui abbiamo Leonardo Scarselli, amico da sempre di Rossano Signorini attuale direttore sportivo del gruppo sportivo Maltinti Lampadari Banca di Cambiano, società eh, che affianca eh, l'Unione Sportiva Juventus Selari nell'organizzare questa prima edizione del Gran Premio Città di Pontedera e, e lo ricorderete, Leonardo Scarselli, professionista per diversi anni, poi anche direttore sportivo a livello professionistico, è tornato eh, in Ammiraglia per seguire questa formazione under 23 della Maltinti. Allora andiamo eh, subito eh, da Rossano Signorini e, e parliamo intanto dell'evento che c'è stato, di questa conferenza stampa nella sala stampa della giunta della regione toscana a Firenze per presentare eh, questo grande evento. Queste tre giornate, Giro della Toscana, Memorial Alfredo Martini, la prima tappa da Montecatini Terme eh, ad Arezzo, il Giro della Toscana definiamolo così, seconda giornata da Montecatini a Pontedera, poi la Coppa Sabatina a Peccioli eh, giovedì. 20, 21 e 22 settembre ecco, eh, un grosso impegno Rossano ma ho visto entusiasmo e voglia e poi questa determinazione quando avete affermato è una scommessa, la dobbiamo vincere Sì, di sicuro diciamo, la conferenza stampa è stata un po' diciamo, il, la partenza di un'iniziativa, di una scommessa eh, rischiosa eh, fortemente complicata, eh, però eh, lì eh, c'è stato l'entusiasmo da parte di tutti, eh, il che sicuramente ci incoraggia nel, eh, nello spingere su questa organizzazione, sulla manifestazione. E poi, come si diceva prima, Memorial Alfredo Martini, cioè, eh, come ho detto in conferenza stampa, soltanto il nome incute. Diciamo un certo rispetto e un obbligo di serietà e di impegno nell'iniziativa. Noi ci siamo assunti questa responsabilità, il merito credo che vada a tutte le associazioni che poi hanno contribuito alla Costituzione di Toscana Gare: al supporto dei comuni che si sono impegnati, Peccioli, Pontedera, Montecatini, Terme, Arezzo, affinché questa Costituzione potesse avvenire. Eh, io credo che il fatto eh, politicamente sportivo più importante di questa cosa è che per la prima volta, o una delle prime volte in Toscana, eh, ognuno ha rinunciato a una parte di se stesso per eh, portare il proprio contributo a un progetto più ampio e più grande. Eh, Quest'anno sarà solo un punto di partenza. L'obiettivo che noi ci poniamo è di trasformare questa challenge di tre giorni, che sono le due gare, come dicevi prima te, Montecatini Arezzo, Montecatini Pontedera, Coppa Sabatini, l'obiettivo è di trasformare l'anno prossimo queste tre iniziative in un giro a tappe, possibilmente magari cercando di coinvolgere anche altri soggetti in Toscana. Ecco, non avete scelto ancora i percorsi, lo avete detto durante la conferenza stampa perché tutto questo sarà fatto con l'ausilio del commissario tecnico, del coordinatore delle squadre nazionali azzurre Davide Cassani. Sì, la concomitanza diciamo, dei mondiali, quindi diciamo, essendo a ridosso di questa grande manifestazione che è il campionato del mondo professionisti. L'auspicio che noi ci poniamo e l'impegno che metteremo è quello di programmare un, tre percorsi che possano dare anche diciamo, essere di riferimento e dare delle indicazioni positive al commissario tecnico. Questo diciamo, da una parte sarebbe un servizio che in qualche modo mettiamo a disposizione del ciclismo, dall'altra parte come dire, darebbe una valorizzazione alla manifestazione importantissima. Ai compagni di viaggio parlo oh, dei tuoi collaboratori nella società Toscana Gari SRL ma anche nel comitato organizzatore sicuramente validi, efficaci e appassionati. Ad iniziare dal sindaco, per esempio, di Montecatini Terme, Giuseppe Bellandi, che non ha mai negato la sua passione per il ciclismo. Sì, e qui io credo che sia giusto in qualche modo ricordare brevemente questa cosa come è nata. Allora, prima di tutto io credo che questa iniziativa, la spinta più grande l'ha data il Presidente del Comitato Regionale, Giacomo Balci, che da un anno in qualche modo ha cercato di tessere le fila delle società più importanti che poi hanno costituito Toscana Gare con il pieno coinvolgimento delle amministrazioni comunali e come dicevi te in modo particolare di Bellandi, che oltre che essere il sindaco, un buon sindaco di Montecatini Terme, è un grandissimo appassionato di ciclismo. Per cui, eh, io, fra l'altro, devo dire la verità, non, non lo conoscevo personalmente e mi ha colpito. Eh, come dire, la disponibilità e il, in qualche modo il supporto pieno che ha messo in questa iniziativa. Passiamo per un attimo Rossano Signorini e spostiamoci a Leonardo Scarselli. E allora eh, torniamo indietro di tre giorni. Martedì scorso a Castiglion Fibocchi, grande appuntamento con il quarantesimo trofeo Mario Zanchi, eh, un vincitore illustre, il vice campione eh, del mondo degli Under 23, Simone Consonni, eh, te che guidi da Maltinti, ecco la prestazione della, della tua formazione. Eh, diciamo che la prestazione dei ragazzi è stata più che valida, più che buona. Abbiamo una squadra quest'anno molto giovane, abbiamo rinnovato eh, quasi completamente l'organico eh, puntando molto sui giovani. Insomma, nella, nel complesso abbiamo 5 ragazzi di primo anno, pertanto è, è un 50% dell'organico della, del, dell della squadra. Eh, nonostante ciò avevamo in finale, avevamo tre buoni ragazzi, uno di questi è Nicolas Nesi, già eh, lo scorso anno azzurro, anche lui ai Mondiali nei Junior, eh, un ragazzo che si è già fatto vedere nelle prime parti di stagione sta pedalando molto bene. Eh, ovvio, non, non cerchiamo assolutamente di mettere la minima pressione, eh, poi una gara come Capest Fibocchi, bocchi dove è un'indicativa. La selezione in azzurra, e, pertanto, sai, il campo partente è, è molto, eh, molto agguerrito. Una gara molto bella, come sempre, molto ben organizzata, eh, era cambiato il tracciato, il percorso, questo anno è venuto leggermente meno impegnativo eh, degli anni passati. E, e abbiamo assistito diciamo, quasi a una, a una volata di gruppo di una settantina-ottanta corridori. Eh, dove ha vinto sicuramente il, il corridore più forte. Senti, in queste battute iniziali della stagione sono 45 giorni che è iniziata l'attività. Eh, due piazzamenti connesi, due quarti posti, poi c'è stato il sesto posto di Longhitano, il campione toscano degli under 23. Connesi si è inserito bene in categoria. Sì, è partito sicuramente con, eh, con il periodo giusto, è partito con una buona motivazione, con tanta voglia di fare, eh, il ragazzo ancora sta frequentando le scuole, gli studi, pertanto come ripeto non ha assolutamente nessun tipo di pressione e deve pensare anzi innanzitutto a finire e terminare quelli che sono impegni scolastici, eh, nonostante ciò ha già dimostrato di essere davanti a lottare con, con i migliori, con, e questo insomma, conferma il grande valore atletico che può avere il ragazzo. Torniamo a Rossano Signorini per concludere il discorso su questo Giro della Toscana, memoria Alfredo Martini. Si è parlato anche, tornando ai tracciati, eh, lo ha già spiegato come poi nasceranno, ma si è parlato magari di far transitare la gara d'assesto fiorentino, per dire in omaggio ad Alfredo Martini, magari a Ponte Ema, dove è nato Gino Bartali, e, e lui il plurivittorioso del Giro della Toscana con cinque edizioni. Nella seconda giornata si è parlato addirittura di transitare dalle antiche mura di Lucca, che è una, una, sono conosciute in tutto il mondo, si è parlato di Monteserra, di parlare da Pisa. Ecco, c'è qualcosa di verità in tutto questo? Allora, in realtà noi diciamo, abbiamo già un'idea abbastanza precisa di quello che saranno i tracciati, che poi ovviamente saranno resi pubblici ah, momento e, opportuno. un attimino più avanti. Ecco. Quello che mi, mi interessa dire eh, è che eh, il valore del ciclismo, se vogliamo che in qualche modo continui ad andare avanti, al di là dell'aspetto puramente sportivo e agonistico, eh, è quello legato alla valorizzazione del territorio. Per cui il giro della Toscana non può non toccare le città più importanti della Toscana per cui sicuramente nella prima tappa eh, che sarà in qualche modo più legata diciamo alla memoria di Alfredo Martini per cui quello che dicevi te farà parte di sicuro del, del tracciato però stiamo pensando anche a un passaggio su Firenze mentre nella seconda tappa eh, con un arrivo a Arezzo, poi è da definire un attimino perché lì con il comitato stiamo un po' ragionando eh, la seconda tappa, eh, io credo che con la partenza da Monte Catini non potranno prevedere due passaggi, uno su Lucca e uno su Pisa. Eh, nella nostra idea c'è anche l'idea di un passaggio sul Monte Serra, magari posizionato a metà gara in modo da non andare a a modificare poi la, troppo l'andamento della finale di corsa, che in qualche modo nella nostra idea è quella diciamo un finale di corsa nel quale si tende a valorizzare i velocisti. Per cui... Rossano, per quanto riguarda naturalmente la manifestazione, mi è parso di capire sempre da questa conferenza stampa che avete tenuto anche un certo interesse da parte della Regione Toscana, non soltanto per la presenza dell'assessore regionale Stefania Saccardi, ma naturalmente per il fatto che viene ricordato Alfredo Martini: appunto che il vostro intendimento è quello di valorizzare il territorio e quindi sicuramente è un motivo di sottolineamento soddisfazione anche per la stessa regione toscana. Ecco, la regione toscana ce l'avete vicina. Io credo che mh, se noi in un'iniziativa che si chiama Giro della Toscana non riuscissimo o non riuscivamo a coinvolgere così come in realtà è stato a pieno titolo la regione toscana avremmo già fallito prima di partire. Perché in una manifestazione sportiva che si chiama il Giro della Toscana, che ha come obiettivo, come dicevo prima, quello della valorizzazione del territorio della Toscana, non può non vedere la piena partecipazione della Regione Toscana. A noi ha fatto particolarmente piacere questa disponibilità della Regione Toscana, eh, che non era così scontata, perché in qualche modo, come dire, a volte il ciclismo soffre un po' diciamo di questi aspetti, invece c'è stata una piena disponibilità e di consenso rispetto all'iniziativa che sarà cura nostra coltivarla nel futuro in modo da non disperderla e anzi ampliarla. Eh, eh, quindi abbiamo eh, definito un po' quelli che sono i contorni e eh, eh, le aspettative per questo grande avvenimento sul quale avremo modo sicuramente in altre occasioni poi di tornare eh, in avvicinamento alle date che ricordiamo saranno quelle del 20, 21 e 22 settembre. Torniamo a Leonardo Scarselli. Questo avvio di stagione parlando di dilettanti, di elite, di Under 23 in particolare, secondo te è stato nel rispetto del le previsioni o ci sono state eh, alcune sorprese in, in linea generale? In linea generale, diciamo che sono, non ci sono state delle grosse sorprese. Le squadre, le squadre più forti hanno dimostrato di essere sulla, sulla carta e su, su strada, ancora, ancora più forti forse di quello che dovevano essere. Eh, vediamo la Kolpak, la Zalf, l'Opla eh, che sapevamo che era una delle squadre toscane eh, che troveremo più spesso a, a dover affrontare tra quelle più realmente più forti su eh, comunque niente la stagione è sempre molto lunga eh, ci sono molte squadre eh, under 23 che hanno un buon organico abbiamo visto anche un'ottima prova già della Mastro Marco, con, con bacio alla, alla gara di Mercatale, dove ha fatto un ragazzo del primo anno, ha fatto un, un, un exploit che nessuno sarebbe atteso. Eh, quello che noto con molto piacere è che ci sono molti ragazzi giovani, molto primi anni, eh, che a differenza degli scorsi eh, si stanno già mettendo molto un bene in evidenza. Eh, Parlo della tua formazione. Il tuo presidente Renzo Maltinti si è già mosso in prospettiva futura perché sai bene che l'anno prossimo dovrebbe entrare in vigore questa ristrutturazione, la categoria elite non ci sarà più, ci saranno le Continental e gli Under 23. Ecco, secondo te, dal tuo punto di vista, dalla tua esperienza, è una ristrutturazione giusta? Eh, Renzo innanzitutto era già dello scorso anno che aveva già puntato eh, sulla, sulla categoria giovane perché già dello scorso anno aveva già fatto una, una squadra completamente di Under 23. Eh, forse l'unica cosa che era rimasta un attimino in sospeso era a livello organizzativo, eh, nell'avere una squadra eh, di atleti Under 23 e nel, mh, nel poi andare a organizzare delle squadre e de, delle gare eh, con gli elite. Cosa che forse reputavo un attimino anche, forse sbagliato, un controsenso, eh, andare un attimo a, a favoreggiare anche quello che, per cui investe realmente Renzo Maltinti nella sua formazione. Eh, Renzo, io approvo a pieno titolo quello che, che Renzo sta facendo perché eh, il, il futuro sono quelli, secondo a mio avviso. Della categoria under 23, dopodiché eh, sarebbe giusto creare e adattarsi a tutte le regole come gli altri paesi hanno, eh, eliminando questa, questa sorta di categoria che diventa gli elite, e, e, e fare un, le due categorie come sono nel resto del, dell'Unione Europea, insomma diciamo del, dell'Unione Ciclistica, under 23 e squadre continental. Bene, torniamo a Rossano Signorini. Parliamo invece di un altro aspetto che lo riguarda comunque direttamente e che riguarda direttamente il ciclismo della nostra regione perché l'ho presentato anche come massimo dirigente della Lega Ciclismo Wisp a livello regionale. E allora io ti chiedo, gode ottima salute la Lega Ciclismo Wisp in Toscana ma eh, diciamo ottima salute di questi tempi per gli enti di promozione, per le associazioni sportive, te sa benissimo che diciamo, in una crisi economica come quella che è stata in questi ultimi anni diciamo, sullo sport in generale pesa, pesa in modo pesante. Eh, la Wisp in realtà è un ente di promozione sportiva. Per cui, come dire, eh, lo spirito che in qualche modo eh, ci contraddistingue è quello di, di ragionare della bicicletta a tutto tondo. E quindi eh, le nostre attività, tutto quello che diciamo, mettiamo in campo, è più finalizzato al, all'uso della bicicletta inteso come. Eh, salute, come paesaggi, come tempo libero, eh, che ci differenzia un po' dai ragionamenti che abbiamo fatto fino ad ora, diciamo, del, dell'attività agonistica. Eh, noi come WISP in Toscana eh, insomma, abbiamo un buon calendario, abbiamo tantissime iniziative in modo particolare nel settore dei ciclosportivi dove la domenica partono senza ambizioni di competizioni, diciamo centinaia e centinaia di appassionati della bicicletta che poi si scimentano sulle nostre strade. Rosano, la mia impressione o oh, mi pare che eh anche nell'ente di promozione e soprattutto nel calcio di movimento si torni un po' all'antico anche per certe manifestazioni, voglio dire anche le gran fondo sempre più cicloturistiche, vuoi per problemi eh, di permessi, di burocrazia, eh, quindi insomma c'è una rivalutazione, diciamo così, del cicloturismo, è vero? La nostra è una scelta politica nazionale. Noi come, come Lega Ciclismo non regionale ma nazionale eh, abbiamo in tutti i modi cercato di incentivare il più possibile l'uso della bicicletta eh, inserendolo proprio in un meccanismo completamente diverso da quello dell'agonismo. Poi abbiamo anche un settore agonistico che tutti i sabati e le domeniche si misurano sulle strade, però lo spirito eh, della no del nostro ente di promozione è quello di garantire la possibilità di andare a tutti in bicicletta, ciascuno di noi, con le possibilità che abbiamo. Luciano, ma è uno spirito che è stato compreso dai tesserati? Non a fondo, non a fondo. Tant'è vero che noi abbiamo inserito in Toscana un meccanismo, per esempio su quello del doping, del quale nella nostra, nel nostro ente di promozione. Uno che ha avuto a che fare con una squalifica superiore a sei mesi non è più tesserabile da noi. E questa è una scelta che noi in qualche modo nel mondo agonistico amatoriale paghiamo anche perché, perché non c'è poi la piena comprensione di questa cosa. Però eh, lo spirito è quello iniziale, quello che ti dicevo, che noi abbiamo l'obbligo come ente di promozione di ragionare. Non tanto di agonismo solo per l'agonismo, ma di un uso più sano e più, più veramente sportivo, nel vero senso della parola, dell'uso della bicicletta. Senti, mi pare anche che i rapporti tra enti di promozione e tra enti di promozione e Federazione Ciclistica Italiana eh, qualche mese fa non erano dei migliori, ma mi sembra invece che negli ultimi tempi ci sia stato un notevole riavvicinamento, una, una certa unione. Lo si può dire? Io direi in questo modo, diciamo le politiche sportive in questo senso le fanno le persone. Io con Giacomo Bacci io sono arrivato da un anno alla guida della Lega Ciclismo Wisp, eh, ho conosciuto Giacomo Bacci, abbiamo avuto una collaborazione molto proficua in questo senso. Io personalmente ho sempre avuto la convinzione, l'idea che eh, la passione per la bicicletta e per l'uso della bicicletta deve essere in qualche modo lo strumento che ci fa superare, cioè gli obiettivi devono superare le divisioni di appartenenza. Questo è il mio. e io ho lavorato da quando sono arrivato per costruire per tessere questo filo. Devo dire che ho trovato dalla parte di là della Federazione qui in Toscana, ma mi auguro anche da altre parti. Comunque io per la realtà che conosco qui in Toscana un valido collaboratore. Torniamo a Leonardo Scarselli. Leonardo, come vedi il settore amatoriale? Da ex ciclista, da ex professionista. Il settore amatoriale è fatta. Come dice Rossano, con le giuste idee è un settore che, che dà validità, dà molta importanza e molta forza al ciclismo, eh, perché poi diciamo che è proprio lo spirito amatoriale è quello che, che è il motore eh, e il cuore del ciclismo. Eh, grazie a, a questo spirito eh, troviamo il pubblico sulle strade, troviamo gli appassionati e tutti coloro che, che danno forza e incitano questo sport. Non ti è mai venuta la voglia di fare come hanno fatto eh, diversi tuoi colleghi, eh, di, di disputare gare, soprattutto gran fondo? No, io quello, quello che ci siamo sempre detto, che ho sempre detto con Rossano, che ci lega con una profonda amicizia, al momento che ho smesso, mh, niente, andavamo qualche volta così sporadicamente a a fare qualche, qualche evento assieme, ma al momento che ho messo la bicicletta a chiodo eh, così è stato. Avessi voluto, eh, avessi creduto di avere ancora voglia di, di stare sulle due ruote e di dover dare qualcosa a questo sport, avrei cercato di darlo eh, a livello professionistico, visto che avevo avuto la fortuna e la possibilità di, di, di esserci al momento che, che è giunto l'ora, il momento di dire basta, eh, la bicicletta la vivo come, come vera passione e come spirito di passeggiata. Ecco, restando sempre su questo tema, Leonardo, eh, te sai che nelle gran fondo no, non intendono premiare più eh, gli ex professionisti, addirittura non eh, stilare nemmeno la classifica al termine della manifestazione, è una decisione eh, da condividere? Ma in alcuni casi sì, in alcuni casi sono un po' contrario perché proprio per, per i motivi che parlavamo prima del, del discorso della categoria elite eh, ci sono tanti ragazzi che piace il ciclismo, che gli piace ancora correre, la competizione e che sono ragazzi, che sono ragazzi giovani perché un ragazzo ha 23, anni, eh, a 23-24 anni che ha corso e eh, ha... La passione, il piacere di, di essere in bicicletta con uno spirito agonistico, secondo me è giusto continuare a dargli questo spirito e non dovergli privare eh, questa passione solamente perché ha fatto eh, più di due anni di dilettante o più di due anni di professionismo. Eh, questa è una cosa che io non, non reputo molto, molto corretta. Eh, forse questa cosa poteva essere eh, valutata in maniera un attimino sfaccettata, quantomeno. Sentiamo il presidente eh, su questo aspetto, eh, premi e classifiche. C'è la cosa, eh, io l'ho vissuto un po' dall'interno, nel senso che sono stato un appassionato praticante. Eh, è chiaro no, che voglio dire, quando uno eh, che, che ha la passione della bicicletta, che si allena, che fa le cose, ma che però magari ha 50 anni, no, e poi nella competizione magari si trova. Io dico, fra virgolette, a misurarsi con un atleta vero che esce da un anno, due anni di attività, io dico sempre: mh, non ci confondiamo, eh, sono, due livelli, sono due livelli diversi. Mm. A me farebbe particolarmente piacere che sia quello di 25 anni che quello di 50 avessero lo spirito giusto, nel senso che quindi quello di 25 anni che ha passione o voglia di continuare a misurarsi, anche se aggiungo forse era meglio se lo faceva con un po' più di Al momento il, giusto. Al momento <ride> giusto, perché tante volte io ho esperienze, come dire, di aver conosciuto atleti, che ovviamente non siamo a affannomi, che magari quando erano dilettanti... Salleravano il giusto, poi magari diventati amatori. salerano più dei professionisti. C'è un qualcosa da correggere, però, in linea di principio, ecco quello che dicevo: secondo me sarebbe importante che sia quello di 25 che quello di 50. Eh, si approcciassero anche a un livello agonistico ma con la mentalità giusta sapendo perché poi voglio dire ci sono le categorie per cui insomma io se mi misuro con un'altra persona di 48, 49, 50 anni, 51 anni diciamo trovo lo spazio per misurare anche la mia prestazione ecco. Bene, siamo quasi in chiusura della prima parte della nostra odierna puntata. Nella seconda naturalmente ci occuperemo interamente di quello che è il grande evento di domani sabato, eh, di questo primo gran premio città di Pontedera. Toccheremo comunque altri argomenti con Rossano Silionini e, e con Leonardo Scarselli. Io voglio ricordare intanto per quanto riguarda appunto, eh, le, le ultime vicende del nostro ciclismo che c'è stata la prima vittoria nelle elite di Marco Bernardinetti, l'atleta della Malmantile Gainia a Città di Castello nel giro dell'Alta Valle del Tevere, se lo meritava dopo due secondi posti, un atleta che è partito fortissimo in questa stagione. C'è stata una doppia convocazione in azzurro, eh, giro delle Fiandre per quanto riguarda gli Under 23, con la presenza di Davide Ballerini della Oppla Petroli Firenze, negli Uniores Edoardo Sali il vincitore eh, di domenica scorsa a Stabia. Disputerà la Parigi Roubaix Juniores quindi altre due maglie azzurre per la nostra regione. Poi la vittoria, come ho ricordato, di martedì scorso di Simone Consonni e nel trofeo Mario Zanchi. Per il prossimo fine settimana invece spiccano questi due grandi eventi: appunto, il Gran Premio Città di Pontevedra. Il giorno dopo il trofeo Ledo Tempestini alla California, sempre riservato agli Under 23, che si può considerare la rivincita appunto a 24 ore di distanza. Ecco, noi ci fermiamo qui. Linea alla regia per un passaggio pubblicitario e poi riprenderemo il nostro discorso con gli ospiti.